E salve a tutti, gente, qua GG che parla. Oggi sono qui con un nuovo gioco, Pikmin 2, sempre per la Wii, quindi New Play Control Pikmin 2. Bello, no? Bene, sequel ricevuto nel 2004 e riavuto nel 2009. A parte gli americani che hanno avuto problemi ad avercelo. Questo sequel lo vedremo adesso andare in onda. C'è un diario di bordo nuovo, vai. La Otake Trasporti è una società di trasporto spaziale e intergalattici. Un bel giorno il suo unico impiegato Olimar si schiantò su un pianeta sconosciuto durante un viaggio, quindi venne aiutato da creature indigene che chiamò Pikmin. Alla fine Olimar fuggì, ma in assenza di Olimar, la Otake Trasporti iniziò ad avere dei seri problemi finanziari. Olimar. Pianeta Okutate. Okutate Trasporti. Il presidente dell'Otkotate Trasporti, l'impiegato locale è lui. Olimar, sono felice che stai bene. Sì, molto, molto felice, ma purtroppo ho una notizia molto meno felice. La società in rosso, sì, siamo finiti. Nella sua prima missione, lui ha incontrato un vorace coniglio spaziale che si è mangiato tutto il carico di carote pipic. Ho dovuto chiedere un prestito enorme per riparare il danno. Ho deciso di liquidare alcune risorse societarie. Ma l'unica risorsa che abbiamo venduto è stata la tua navicella. Per quanto riguarda il debito rimanente, non sappiamo come ripararlo. Olimar, cos'è? Un souvenir per tuo figlio? Tesoro, 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 soldi, soldi. Valutazione dei tesori recuperati in corso. Questo pezzo vale 100 piccalleri. Questa cosa vale 100 piccalleri, ma no, è più di un anno di lavoro. Cosa? Su quel pianeta c'è nessuno di più? Ma allora possiamo riparare il debito? Lui, Zuccone, muoviti, devi partire immediatamente con Olimar. Val quiete. C'è mancato poco. Ho evitato un atterraggio di fortuna. Scansione errori. Allarme, lui è sparito. Deve essere stato sbalzato fuori dalla cabina di pilotaggio.
Non risponde o ci sta prendendo in giro o è davvero in pericolo. Olimar, devi trovare lui prima che congeli in mezzo ai ghiacci di questo pianeta. Ehi, un momento, guarda. Sono dei Pikmin, credo che stiano per essere divorati. Devi aiutarli, punta verso lo schermo e premi B per chiamarli col tuo fischietto. Puoi anche tenere premuto B per mandare più lontano il suono del tuo fischietto, ricordi? Ricordo. I Pikmin sono corsi al tuo fianco. Sembrano ricordarsi di te, Olimar. Davvero affascinante. Dagli ordini e fai in fretta. Tieni premuto A per prendere i Pikmin e rilasciarlo, per lanciarli. Buon dì. Attenzione, Olimar, ho appena ripristinato il collegamento con lui. Per fortuna sappiamo che è sano e salvo. Premi meno per comunicare con lui. Mi interessa molto sapere nel dettaglio qual è la sua condizione. Non potete portarlo da nessuna parte, vero? No. Vabbè, facciamo come ci dice. Meno sia. Lui, vorrei verificare le tue condizioni in base alle procedure di sicurezza. Sei ferito? Ah, davvero? Ti sollievo. Il mio sistema di comunicazione dice che sei nei paraggi. Riesci a trovare la strada per venire da noi? Io ti farò da navigatore. Premi più per contattarmi o ottenere informazioni sul terreno. È rimasto più la mappa, yay. Almeno stavolta meno un'altra funzione. Eh sì, qua c'è già la meccanica principale di questo nuovo gioco. Due capitani. Lui, lo strano oggetto davanti a te, deve essere una delle cipolle di cui parla Olimar nel diario. Il seme che ha emerso la cipolla è germogliato. Olimar ha scritto che si può raccogliere con A. Lui, questa deve essere una delle creature Pikmin di cui ha parlato Olimar. Ti sta fissando? Puoi usare A per lanciare un Pikmin e impartire ordini. Premi B per richiamarlo. Con C puoi sciogliere la squadra, interessante. Olimar aveva proprio ragione, i Pikmin assomigliano molto alle carote Pipik. Lui, i miei sensori mi dicono che hai l'acquolina in bocca, stai bene? Oh.
Benissimo, abbiamo Pikmin, ok. E voglio anche farlo riprodurre. Questa qua è Area Tutorial e durante le prove che provo sto gioco sono rimasto soffloccato nell'area tutorial. Bello, vero? Si può rimanere soffloccati. La cipolla ha emesso altri semi. Il gettone di quel fiore contiene sostanze nutrienti per i Pikmin. Sì, i Pikmin le raccolgono, le portano alla cipolla e così la specie si riproduce. La cipolla è la nave di appoggio dei Pikmin. Olimar ha scritto che premendo ripetutamente A si raccolgono velocemente i germogli Pikmin. E così è. Bene. Ok. Ora l'EA dei Pikmin dovrebbe essere migliorato tipo tanto. Molto. Quindi speriamo sia effettivamente così. Effettivamente già ritornano da soli. E i semi crescono tipo subito stavolta, non bisogna stare a aspettare. Certo, se aspettate possono comunque diventare fiori, però non lo facevo comunque mai. E via. Ok. Forse questo è uno dei tesori che stavamo cercando. Lo abbiamo trovato qui per il semplice motivo che la navicella è attratta in questo punto. È atterrata in questo punto. Vorrei analizzare, ma prima devi ritrovare Olimar. Riesci a vederlo da qualche parte? Premi Z per spostare la telecamera dietro di te. Puoi anche premere a sinistra o a destra per usare lo zoom e in su e in giù per cambiare visuale. Ok. E infatti quello che ancora non lo possiamo prendere. Buondì, ciao. Se non sbaglio devo fare così. Queste qua possiamo dire che sono i sostituti delle scatole che c'erano nello scorso gioco. Servono per andare avanti. Olimar, lui, finalmente vi siete ritrovati. L'inizio di questo viaggio è stato un po' difficile. Ma ora avete la certezza che unendo le vostre forze potete arrivare dappertutto, giusto? Usare B per formare un unico gruppo, C per agire da soli e meno per cambiare leader. Yep, queste sono le meccaniche basi. Se lo fate così vi segue come se fosse un Pikmin. Voilà. Molti altri comandi sono rimasti gli stessi. Ok. Vediamo se riescono a portare qualcosa alla base. Anche perché per finire la giornata qua è tipo inutile andare. Richiede 35 e non credo sia fattibile arrivarci anche portando via qualcosa. Ciò che però potremmo fare sarà questo. Beh, lasciamoli fare finora. Scavare era una cosa che non c'era nel primo gioco, vero? Beh, certi oggetti sono un po' più interrati e bisogna scavarli, ma nulla di troppo difficile.
Sei spawnato addosso a me o cosa? Ed ecco qua. Siamo a 10. No, volevo chiamare. E siccome ci sono due capitani, faranno anche insieme sta cosa di tirare fuori i Pikmin. Ora, effettivamente è qui che io sono rimasto soffloccato. Per qualche motivo, non so come, ma durante la prova ero senza un Pikmin. Ne avevo 19 su 20 e non l'ho trovato, cioè non esisteva. Il contatore diceva solo 19 e non avevo nulla per riprodurli. Quindi sì, si può rimanere soffloccati nel tutorial, bello. Questa batteria determinerà la fine della giornata, se non erro. Sì, va, non possiamo fare altro che aspettare. Tra l'altro vediamo. Postazioni è così. La mappa è qua, ok. Uno dei ragazzi. E vai. Batteria della Duracell. Ciao. Nome? Pila di coraggio. Va bene, questi qua saranno i tesori di questo gioco. Nello scorso gioco bisognava raccogliere pezzi di astronave. Qua invece si raccoglie questo. Figo, vero? È del 2010 sta batteria? O no? Vabbè, bello. Oggetti nel mondo reale. Il primo giorno di esplorazione ha fruttato il primo tesoro. Finiremo a tempo di record. Mi sono permesso, preso la libertà di dargli un nome quando l'ho esaminato. Il nome riflette la mia opinione. Mi prenderò io la briga di trovare nomi orecchiabili per i tesori. Non è altro che una delle mie doti. Finiamo qui il nostro primo giorno e parliamo con il presidente. Sprizzerà gioia da tutti i pori. Per comunicare con Okotate, però, dobbiamo rimetterci in orbita sopra il pianeta. Ritorneremo a terra domani mattina in modo da evitare tante creature notturne del posto. Lui sta palesemente clippando nella tasca. Resoconto di oggi. Fondi raccolti 280 dalla pila di coraggio. E questi sono i dati sui Pikmin. Siamo saliti di 20 Pikmin, ok. Posta. Ah, avete trovato il primo tesoro. Ottimo lavoro. Il nostro futuro dipende dai vostri sforzi. Controllate spesso la lista tesori. Io mi farò vivo. Continuate così. Salve. E voilà. E questa è la mappa. Con cosa da dire che effettivamente le mappe di questo gioco sono le stesse mappe del primo gioco, ma
dandogli delle stagioni. Quindi sì, se vedete qualcosa che somiglia tanto è perché è effettivamente le stesse mappe. Ora, abbiamo tempo per un'altra giornata, direi. Sarà un po' più lungo l'episodio, ma va bene. Vuoi tornare qui? D'altronde anche qua le giornate durano tipo 15 minuti, a parte quello tutorial che dura finché non prendete la batteria. Valle Queter. Adesso sono apparsi dei fiori, quindi sarà più semplice. Buongiorno, lavoratori. Pronti per un altro giorno di fatica in nome della vostra gloriosa società? I Pikmin stanno ancora ronfando all'interno della cipolla. Che pigroni. Ecco, perché non hanno capacità di sopravvivenza. Stai sotto la cipolla e premia per prelevarli. Sì, sì. E prendiamo. Alcuni suoni sono stati trasferiti sul controller della Wii direttamente, più di Pikmin 1. Ci saranno 35 Pikmin, quindi meglio farlo lì. Ho visto che ce n'era uno da 5. Più di uno da 5. Perché non lo prendete quello? Vediamo quanto effettivamente stanno più intelligenti gli altri dell'altro Pikmin. C'è altro in sta zona, altri fiori? Ah sì, i Pikmin fanno ancora difficoltà a starti dietro. Lo vedo che sta attaccando da sotto il terreno. Lì non sembra esserci niente. Ok. Forse questi sono esatti i numeri che servono per andare avanti. Dovrebbe essere rimasta la regola che può stare fino a un massimo del doppio di quello che richiede un oggetto. O può anche di più? No, non sembra. Oh, molto più veloce del primo gioco. Ne abbiamo 30 con noi, ma siamo in 36 in tutto, quindi abbiamo già abbastanza tecnicamente. Bene. Oh, è anche molto più veloce. Che bello. A lanciare. Buondì. Prendiamoci un attimo quelli. Ok, ci siamo tutti. Ora, vero primo giorno qua dentro. Vediamo cosa possiamo fare. C'è un nemico, ma non dovrebbe essere difficile. E vediamo prima intorno cosa c'è. C'è un muro. E da quella parte una lattina. Non so quanto è cambiato dal combattere lui in quanto difficoltà. Non saprei dire se è più facile o più difficile. Quindi direi facciamo affrontare sto muro fin quando non tornano gli altri Pikmin. Ok, andiamo a prendere gli altri e poi lo attacchiamo.
Ok. E buon dì. Siete quasi voi? Se i Pikmin lavorano in gruppo, hanno abbastanza forza da distruggere un muro così. Lui, Olimar, ti ha insegnato il protocollo per imparare ordine ai Pikmin? Evidentemente no, Olimar, ma che capo sei? Allora permettimi di spiegarti tutto. Premi A per prendere i Pikmin e rilasciarlo per lanciarlo, raduna quelli con B. Premi C per sciogliere il gruppo, punta verso lo schermo e premi per imparare ordini. Premi in giù per far muovere in massa i Pikmin verso i tesori o i nemici o per farli stare in fila. Sì, questo lo so. Ancora comandi del primo gioco questi. Ce li ho tutti 48? Vediamo se funziona ancora fare così. Wow. Sì, sarebbe più difficile. Di sicuro non perdevo così tanti con quelli nel primo gioco. Vabbè. Per questo quanto serve? Dobbiamo aspettare che partino la base. Vabbè, allora prendiamo alcuni. Ehi. Yep. Ora sì, effettivamente avere due capitani serve soprattutto per, diciamo, lasci un capitano fare una cosa e l'altro lo porti con te. Vabbè, fagli fare questo. A voi. E io vado a prendere gli altri. Non posso. Ok, posso farlo. Però vorrei vedere se poi effettivamente li stacca tutti. Dovrebbe fare in automatico, spero. No, col cavolo. Ok. Benone. Siamo già a 60 rossi. Molto più di quanto fai nel tutorial del primo gioco. Sì, giusto, con lui. Adesso ci spiegherà un'altra cosa. Intanto facciamo portare questo, che è un tesoro, tecnicamente.
e via. Questo è nome scarto totale. Bene, una latina schiacciata e uno scarto totale. Grazie. E così è. Niente grossa descrizione per gli oggetti sul momento. Però, tra l'altro, mi sa che è ora di menzionare qual è la nuova meccanica del gioco. Interessante, da quella cavità davanti a voi fuoriesce un'aria molto calda. Che cosa ci sarà sotto terra? Qualcosa non va, sembra tutti e due un po' inquietanti. Inquieti. Tranquilli, con voi verranno i Pikmin del leader e io manderò anche la mia capsula di ricerca. Gli altri Pikmin si dirigeranno verso la cipolla. Avvicinatevi al buco e premi A per entrarci. E questo è la prima caverna. Quello che veramente è finito. Quindi dovremmo avere tutto. Vuoi entrare con questa squadra di Pikmin? Grotta rivelazione. Non abbiamo altro da fare. Salvataggio in corso, non spegnere. Il gioco è stato salvato. Ecco, vedete? Salva automaticamente, tra l'altro, quando si entra in questa caverna. Interessante, i miei sensori indicano che qui dentro è più caldo che all'esterno. L'analisi indica che è un'area pericolosa, ma la prospettiva di trovare dei tesori è allettante. Se vuoi controllare il sottosuolo, premi più per comunicare con me. Non sono mica una semplice navicella, sono una capsula di supporto, tutto fare. Va bene. Questo è. Ma siccome in questa caverna il tempo non scrolla, se notate, non va avanti il tempo e ti fa salvare ad ogni caverna, diciamo, non posso più trattare come facevo nel primo gioco, 2 giorni episodio. Dovrò vedere solo quando arriva mezz'ora e finire il piano della caverna. Capirete tutto più nella prossima puntata, ma perché comunque termino qui. Quindi, quasi che è tutto, noi ci alla prossima, grazie per aver visto questa puntata, spero che questa serie vi possa piacere e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!